Allora, Giannino, siamo qui alla festa del Patria Club, qui alla mostra del tessile, ormai un appuntamento fisso. Lei è un tifoso storico della Propatria che nonostante insomma, non l'età veneranda, però continua a seguire, mi sembra anche in trasferta la squadra da anni. Quest'anno finalmente insomma, può farsi una vacanza con te. Possiamo fare la vacanza tranquilla perché poi c'è stato due coesioni che ha fatto, abbiamo vinto il campionato e abbiamo vinto anche lo scudetto, che possiamo mettere lo scudetto sulla maglia, che è abbastanza un onore per la Pro, che è una squadra che ha fatto 12 anni di Serie A nel passato. Ok, riguardo alla festa della birra, io non sono l'organizzatore è Pelegatta Giovanni, è lui che coordina tutto in pratica, però praticamente noi collaboriamo perché la festa riesca e tutti siano contenti. Ecco, una cosa che non abbiamo detto è che insomma finalmente c'è un presidente locale. Presidente locale, grazie alla signora Testa, praticamente è una tifosa della Propatria, ha sciacque bianco-blu, però anche un po' bianco-nero, diciamo. Beh, comunque sarà un caso, da quando c'è un presidente locale anche la squadra è andata meglio. Esatto, perché avevamo bisogno di tutte quelle avventure che abbiamo fatto, con dei presidenti, parentesi, non la dico la parola, CC, che è, questo meno male che ha portato un po' il livello della Propatria serio e reale, proprio per i tifosi ci voleva. Ecco, una grossa soddisfazione, tra l'altro non molto tempo fa, perché insomma un mese fa era lì ancora con la maglietta a festeggiare in campo. Esatto, oh, per lì è per forza, era la promozione che noi sapevamo che era la promozione. Siamo arrivati a questa promozione così anche sofferto, perché noi abbiamo sempre un mal di cuore. Va bene, allora noi la ringraziamo, complimenti per gli anni che sta dedicando alla squadra. Cosa ne pensa della squadra di quest'anno, quella che verrà su, che mi sembra già con una buona base di conferme? Vabbè, adesso è proprio prematuro di fare queste cose perché non conosciamo ancora il complesso della squadra, non lo conosciamo molto. Credo che se ci vorrà qualche mese, anche qualche due mesi, prima di dare un giudizio per la squadra. Perché adesso è il periodo che si devono riunire, devono fare gli allenamenti, c'è una marea di robe che praticamente si devono comporre, è come gli scacchi, no? Va bene, tutti giusti. Allora la lasciamo ai liquidi, ammesso e concesso che lei voglia bere una birra. Diciamo che l'anno scorso... Dalle due magliette, ecco. Sono 15 e 15, quella di due ti metti i soldi poi? Sì. Scusate, interruzione del percorso. L'anno scorso, o due anni fa mi sembra, c'era una ditta che si occupava degli spray per le zanzare. Era sicuramente molto ben accetta. Accetto, ma ci doveva essere anche quest'anno, però... Va bene, tanto sparisco. La ringraziamo, allora ci vediamo per la prossima produzione. La prossima bomba sarà un po' dura. Grazie. Cominciamo a stare qui in questa serie. Allora, adesso abbiamo beccato proprio un ultra, scusa, un tifoso del Legnano, vedo dalla maglietta. Precisamente anche dai tatuaggi. Allora, com'è la promozione vista sugli spalti? Vabbè, direi che quest'anno diciamo che siamo finalmente tornati a gioire, è stato un bell'anno, abbiamo azzeccato tutto. Presidenza, dirigenza, giocatori, tutto qua. Ecco, no, ma visto sugli spalti. Sugli spalti finalmente, io da più di 20 anni che vengo. Quali sono le rivalità? Con quali squadre avete più rivalità? Io dico l'Ecco perché mi è sembrato che quest'anno. Diciamo che le rivalità sono sempre state le rivalità storiche, l'Ecco, Novara, Varese, diciamo Legnano, ecco. Quest'anno nel campionato avete trovato l'Ecco. Quest'anno avevamo, sì, diciamo l'Ecco. Gli altri erano proprio posti sperduti nella Bergamasca, tipo Ciliverghe, questi. Tu sei andato anche in trasferta? Tutte tranne lei.
Tutte tranne l'eco, compresa la pompa. Ti sei perso proprio la migliore. L'eco no, non può andare su. Ecco, senti, a un mese dalla promozione praticamente, com'è stato quel giorno? Direi che quel poco che mi ricordo è stato molto bello. Abbiamo fatto l'invasione di capo, non né scavalcando né niente, una cosa tranquilla, sono aperti i cancelli e poi la festa dopo ha continuato. Festa che si è poi ripetuta, cos'è, la settimana dopo? Si è ripetuta poi al giovedì, che però io non sono andato giù perché lavoravo, poi dopo al sabato abbiamo organizzato anche qui, eravamo 4-5 macchinate, siamo andati tutti quanti giù, insieme abbiamo incontrato tutta la tifoseria, eravamo io direi una sessantina. Ultima domanda, come affronti questo nuovo campionato? Con speranza incredibile e fiducia, finalmente. Ecco, anche perché l'organico mi sembra che sia più o meno lo stesso l'anno scorso. No, diciamo che sta anche facendo degli ottimi acquisti e poi finalmente siamo, diciamo che non viviamo più quel patema del Peronia. E poi avete una presidentessa locale, che questa è una cosa, fondamentale. Secondo me è fondamentale, attaccata alla squadra, nulla da dire, proprio nulla da dire. Anzi, è stato già detto tutto. Grazie. Grazie a lei.